Bentornati amici di Rete 8, bentornati su Chef in Cucina. Anche oggi vi saluto da Civitella del Tronto, paese meraviglioso, dall'hotel Zunica, in compagnia del nostro chef Frederick Lasso. Buongiorno. Frederick, un piacere ritrovarti. Veramente. Anche per me. Veramente. Poi ogni volta che sono a Civitella io sono veramente contenta, perché questo è un posto meraviglioso. Anzi, voglio approfittare per salutare Daniele Zunica, che è il titolare di questa struttura meravigliosa. Hotel, ristorante, paesaggio mozzafiato. Veramente, io credo che sia un posto fantastico per trascorrere una vacanza e per riposarsi. Vero? Soprattutto per riposarsi. Per riposarsi, perché ha bisogno di staccare un po' la spina, perché ci sono veramente dei paesaggi mozzafiato, bellissimi. Sì, si possono fare delle bellissime passeggiate, veramente rilassarsi per scappare dallo stress quotidiano che ognuno accomoda per il lavoro, esatto, per diverse... Esatto, poi insomma c'è la fortezza, che è assolutamente rigorosamente da visitare, e poi si viene qui da Zunica a mangiare, quindi praticamente non manca niente. Meglio di questo. Meglio di questo non c'è niente. E allora Freddy, veniamo a noi alla ricetta, che cosa ci prepari oggi? Prepariamo un coniglio. Un coniglio? Sì. Una carne molto magra, eh? Sì. Vero? Un lombetto di coniglio che andiamo a impiattare in un modo particolare, molto simpatico, diciamo. Ok, anche perché insomma io credo che poi la carne di coniglio sia una carne che vada particolarmente valorizzata, perché non è, diciamo, non ha una grande sapidità di no, per sé. Sì, va, quindi... abbiamo fatto un pochettino di lavori, un po' di studi sulla carne del coniglio, come sì. affrontarla, come scottarla. Certo. In questo certo. caso usiamo una cottura espressa, visto che il lombetto non lo stracuociamo, lo manteniamo abbastanza rosa all'interno. Sono curiosa. Allora, innanzitutto di che cosa abbiamo bisogno, Frederick? Del lombetto di coniglio. Ok. Poi io, a posto dell'olio, uso del miele. Dai. Per scottarlo in padella. Dai, addirittura il miele in padella. Sì. Wow. Poi abbiamo riprodotto una mezza specie di terra, sì, con del pane ai cereali. Poi abbiamo aggiunto della buccia di patate essiccata, sempre sì. al forno. Abbiamo frullato tutto insieme. Abbiamo ottenuto questa terra. Questa finta terra. Che sì. sembra proprio una terra, però. Sì, dove per farla un pochettino piacere un po' di più, abbiamo aggiunto del zest di limone. Okay. E poi abbiamo due consistenze diverse del succo di carota. Uno è un estratto e uno è una salsa ottenuta con macappa. Ok. E poi abbiamo un ciuffetto di finocchietto. Di finocchietto. E allora iniziamo con la cottura del nostro coniglio. Sì, prima di cominciare la cottura, sì. prendiamo il coniglio. Sai che mi incuriosisce questa cottura che tu farai con il miele al posto dell'olio? Sì. È una cosa che non ho mai visto fare. Andiamo a parare, diamo una forma. Adesso lo condiamo. Mettiamo un po' di sale. Sale. Pepe. Ripetiamo. Ad entrambi i lati, sì. Sì. E poi il coniglio, tra l'altro, è una carne che, insomma, fa anche molto bene e spesso viene data anche ai bambini, proprio anche in fase quando sono molto piccolini. Quindi è una carne che deve essere, secondo me, anche un po' rivalutata. Non mi capita spesso, insomma, di trovarlo. Questo è miele di? Un miele di bosco. Miele di bosco. Quindi ha abbastanza... un bel colore ambrato. Sì, abbastanza forte di sapore. Molto intenso. Poi questo andrà a conferire anche un po' un gusto dolce al nostro coniglio, giusto? Non tanto. Non tanto. Ok. Quindi praticamente il miele deve sciogliere, giusto? Sì, aggiungiamo una temperatura di 140 gradi, perché a 150 gradi arriviamo al punto di fumo e brucia, non va bene. Ok. Come ce ne accorgiamo? Quando inizia a fare le bollicine? Sì, quando inizia a fare le bollicine. È una cottura breve questa, Frederick? Sì, una cottura espressa che ultimamente i ristoranti, diciamo, non usano più, usano sempre la tecnica del sottovuoto,
o la tecnica del sottovuoto e poi finirlo in padella. Okay. Invece qua abbiamo optato proprio per una cottura espressa, senza un sottovuoto, senza aiuto di niente, diciamo. Così anche chi ci segue da casa può rifare questo piatto, sì, seguendo, sì, i tuoi consigli. Ma alla fine non è neanche difficile fare una cottura sottovuoto a casa, perché ormai i runner da casa, i sottovuoti, sì, con le buste si trovano, riescono a comprare facilmente. Sì, però non tutti magari ce l'hanno a disposizione. Però come dici tu, se magari lo stesso risultato si riesce ad ottenere anche attraverso, mediante una cottura, ecco, tradizionale, perché no, insomma. Questo deve essere perfettamente cotto o deve rimanere un po' morbido? No, rimane un po' morbido, un po' rosa all'interno. Ok. Che bello, sembra quasi glassato. Sì. E adesso che stai facendo? Hai aggiunto l'estratto di carota? L'estratto di carota, sì. Ok. Facciamo cuocere per qualche istante ancora. Sì. Arriva un profumo molto intenso. A questo punto scaloppiamo. Ok. Pensa che... Che eleganza però. Sono curiosa di vederla impiattata. Procediamo subito all'impiattamento. Andiamo a glassare un pochettino anche la nostra carne. Incredibile che tu non abbia utilizzato l'olio. No, per niente. Quindi questo è semplicemente miele ed estratto di carota. Sì, lo appoggiamo sopra. Bellissimo. Lo andiamo a finire con la salsa che abbiamo ottenuto dalle carote. Che bello. Lo dobbiamo ricoprire praticamente quasi tutto, sì? Sì. Adesso prendiamo la nostra terra. Ma che bello! Quindi tu praticamente hai rifatto la carota adesso, eh? Ma che bello! Ma c'è proprio l'effetto wow finale! Che meraviglia! Sì, abbiamo riprodotto la carota. Ma che bella, la carota proprio che spunta! La dobbiamo girare per farlo vedere bene ai nostri telespettatori, perché il senso è proprio questo. Che meraviglia! Complimenti, Frederick, per l'originalità. Io adoro queste cose. Abbiamo riprodotto la carota perché l'immagine del coniglio insieme alla carota, sì, esatto, a parte che è il suo alimento principale del coniglio, diciamo, uno dei, sì, preferiti. Abbiamo cercato un po' di giocare sull'impiattamento. Che bello! Guarda, complimenti, Frederick. Grazie. Mi piace moltissimo questo piatto ed è anche molto facile da rifare, secondo me. Sì. A casa possiamo riuscire. E soprattutto nella cottura del coniglio non ci sono particolari tecniche, quindi seguendo i tuoi consigli ci possiamo riuscire. Anche magari un metodo, come ha detto lei prima, che la carne del coniglio si usava per far mangiare i bambini, magari adesso, esatto, un bambino può mangiare un coniglio con la carota. La carota giocando e... Esatto, anzi questo è un piatto perfetto per i nostri bambini, che si divertiranno poi a mangiare questi pezzettini di carne sotto la carota, e potrebbe essere proprio un modo per far mangiare ai nostri bambini sia la carne che le carote. Che le carote, sì. Grazie Frederick. Grazie. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani, sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Il basilico ha delle proprietà sedative, calmanti, antistress. È ottimo per chi soffre di insonnia e di stati di agitazione. In più è un alimento ricchissimo di ferro.